Stefano Mareanna sono i soci fondatori della cooperativa Smart. Dopo aver lavorato per anni nel punto vendita Divani Divani di Bastia Umbra, quando il loro negozio ha chiuso non si sono persi d'animo ed hanno deciso di rilevarlo. Hanno costituito una cooperativa e si sono trasformati da dipendenti in imprenditori, valorizzando in questo modo le esperienze e le competenze acquisite. Da un'idea di una mia collega, sostanzialmente all'inizio era quasi una battuta, questa cosa è nata quasi per gioco, e l'abbiamo proposta quando l'area manager Natuzzi ha detto che sarebbero subentrate altre società nella gestione, e lei ha detto allora perché non lo prendiamo noi questo negozio? E da qui, diciamo, abbiamo iniziato a capire che forse era il caso di rilevarlo a tutti gli effetti, anche perché poi la gestione veniva fatta da noi direttamente, per cui diciamo che il know-how ce l'avevamo, anche perché togliere il marchio, un marchio importante come Divani Divani by Natuzzi dalla regione, è comunque un peccato, ecco, non volevamo che questo avvenisse. La loro idea è stata sposata dal gruppo Natuzzi, impresa leader nella produzione dei divani made in Italy, presente in tutto il mondo con oltre 300 punti vendita, che per la prima volta dal 1959 ha affidato un proprio negozio ad una cooperativa di lavoratori. Io in realtà ho sempre voluto riuscire ad avere qualcosa che tu gestisci dalla A alla Z. Quindi comunque mi è sempre piaciuto, e trovandomi poi da oggi al domani, insomma, senza un probabile lavoro, da lì, come si dice, carpe diem, e quindi uno si è lanciato e ho detto vai, proviamo, e speriamo, insomma, che questa scelta sia stata giusta, ma ne sono convinta. Noi siamo andati in azienda per discutere appunto di quello che della parte burocratica, e da lì invece poi il presidente ci è venuto a conoscere e ha detto a tutti: mi raccomando, aiutate questi ragazzi, e ecco, e si è commosso. Per realizzare il loro sogno hanno investito nella cooperativa l'indennità di disoccupazione ed una parte dei loro risparmi necessari per coprire i 200.000 euro spesi per aprire il punto vendita. In questo percorso sono stati affiancati da Legacoop Umbria, che li ha supportati nella fase di startup, mettendogli a disposizione esperienza, consulenze specialistiche e strumenti finanziari specializzati per supportare le cooperative. Quando me l'hanno proposto come progetto di provare, ho detto vabbè, dai, si continua, continuiamo a fare quello che ci piace fare, e per questo, insomma, siamo stati contenti poi proseguire. Dal 23 dicembre, dopo 6 mesi di preparazione, finalmente il sogno si è realizzato e dopo un anno Stefano, Mare e Anna sono tornati a lavorare nel proprio negozio.